La ricerca di buone pratiche per la riduzione della plastica oggi ci porta fuori dal quartiere. Allo stabilimento Riviera a Fregene si stanno dando da fare già da qualche anno e Andrea De Rosa è andato a fare una chiacchierata con il proprietario Andrea Salce. Allora, eccoci qui allo stabilimento Riviera con Andrea Salce, che ci parlerà dell'iniziativa dello stabilimento contro l'uso della plastica. Andrea, che cosa avete fatto voi quest'anno? Noi, spinti un pochino dai volumi importantissimi di plastica che producevamo negli anni passati, abbiamo intrapreso questa iniziativa di utilizzare delle borracce in alluminio riutilizzabili, ricaricate dai clienti. Le borracce vengono ricaricate in vari punti dello stabilimento, ci sono degli impianti di depurazione dell'acqua che distribuiscono un'acqua di ottima qualità. Ho visto che avete anche sostituito tutti i piatti di plastica con dei piatti ecosostenibili. Esattamente, abbiamo sostituito il piatto di carta con quello compostabile in canna da zucchero, che è un prodotto incredibile. Ecco, qui un pochino più complicato è stato perché la gente ancora non è pronta, perché molti dei nostri clienti vivono in zone in cui non sono abituati a fare la raccolta differenziata, quindi ancora non sanno, magari lo scambiano per carta, lo scambiano per plastica. Ecco, questa è stata la cosa un po' più difficile, quindi diciamo che noi il nostro l'abbiamo messo, però ecco, ci rendiamo conto che serve un indottrinamento maggiore, magari, ecco, che venga dalla scuola, che venga da un po' dalla pubblica amministrazione, ecco, parliamo chiaramente, certo, con qualche cosa di che possa, ecco, spiegare alla gente che se tu mi metti il piatto compostabile nella plastica, tu mi inquini la plastica, quindi certo, anche quello diventa un rifiuto difficile, certo, da smaltire. Certo. Però comunque sia, diciamo, noi... Quindi c'è bisogno di una educazione nella gestione di questi esatto, materiali. Esatto. Comunque anche la questione e invece dal punto di vista dello smaltimento da parte vostra, cioè quali sono state le positività? Noi siamo costretti sempre a smaltircela privatamente. Okay. Ecco, quindi... Quindi avete abbattuto abbiamo i volumi pochino, smaltibili. Esattamente, abbiamo un pochino diminuito il volume di. Però insomma, diciamo che ancora c'è da lavorare. Okay. C'è da lavorare soprattutto per, torno a ripetermi, il problema è dell'educazione della gente. Purtroppo quella è la cosa che ci rimane più difficile. Ok. Allora Andrea, grazie mille per questo tuo contributo, ma soprattutto per questa, diciamo, questa iniziativa che ha preso lo stabilimento. Speriamo che possa essere seguita dagli altri sulla costa, perché ce l'auguriamo, è veramente una, come si dice, una buona pratica per migliorare il nostro ambiente. Grazie, un abbraccio. Grazie a voi.